Allora, oggi vi presento un attrezzo interessantissimo che pochi conoscono e ancora meno usano, la zappa forca. Come potete vedere, potrebbe assomiglia a una forca, una vanga forca, ma ha i denti inclinati. Oppure possiamo anche pensare che assomiglia a una zappa, ma invece di avere la lama ha i denti. È molto utile quando si deve lavorare il terreno, soprattutto nei terreni pesanti, argillosi, e serve a smuovere le zolle e a rialzarle senza, come potete vedere, senza ribaltare il terreno. Una condizione interessante, perché il ribaltamento della zolla porta i batteri anaerobi in superficie e quelli aerobi sul fondo, costringendo quindi a rifare l'equilibrio all'interno del terreno. L'uso invece della zappa forca permette di smuovere senza ribaltare la stratificazione dei batteri. Si riesce a sminuzzare anche abbastanza facilmente, penetra anche nei terreni più duri e compatti, come potete vedere, e poi in questo modo si possono frantumare le piccole zolle che ne risultano. Il secondo passaggio sarà quello di affinare il terreno con il rastrello da terra, come abbiamo fatto nell'altro pezzo dell'aiuola che vedete già rastrellato, per pareggiare la superficie e quindi poi successivamente trapiantare o seminare. Quindi un attrezzo che può essere molto utile nell'orto, ma anche nel giardino quando preparate le vostre aiuole per le piante perenni o per le stagionali. Buon lavoro!